dopo la sua attività di storico, che lo ha visto appunto pubblicare moltissimi libri specialistici sulla storia trentina, e dopo la sua attività di conferenziere, aveva il desiderio di rivolgersi ad un pubblico più ampio e quindi ha ripreso in mano queste cartelle che aveva a casa, dove erano contenuti gli appunti delle conferenze che lui aveva svolto nel corso della sua vita, della sua attività, e ne ha selezionate alcune che contenevano, secondo lui, aspetti originali della storia trentina, personaggi che erano degni di essere conosciuti, e ha deciso quindi di raccogliere queste sue cartelle, appunto le cartelle selezionate, e di pubblicarle. Ne sono venuti fuori 3 volumi, appunto i personaggi, gli eventi storici e culture ed esperienze. In esse sono contenuti aspetti della storia trentina meno conosciuti. Voleva lui far conoscere proprio la storia trentina e far conoscere la profonda umanità del popolo trentino. Era convinto che non fossero le persone a determinare i fatti storici. Le persone appunto si inserivano all'interno della storia e facevano parte degli eventi, ma non determinavano appunto gli eventi. Tuttavia, narrare la storia di questi personaggi diventa un'occasione per lui per far conoscere anche i fatti storici che loro hanno vissuto. Accanto a figure importanti e conosciute come quelle di Battisti e di De Gasperi, sceglie alcuni personaggi minori proprio perché essi hanno determinato un miglioramento delle condizioni di vita e della spiritualità, del modo di pensare dei trentini. Narrando inoltre la storia di questi personaggi, papà narra anche i fatti storici e le caratteristiche appunto del periodo storico in cui essi erano vissuti. Parla anche, per esempio, di Don Grazioli, che migliorò notevolmente l'economia trentina reintroducendo la cultura del bacco da seta. Presenta la baronessa Turcati, che è autrice appunto di libri di narrativa e portatrice appunto della cultura della sua epoca, e poi Antonio Pranzelores, che fu giornalista e divulgatore appunto della cultura trentina. Papà voleva rivolgersi appunto a un pubblico più eterogeneo, al lettore comune. Può trovare spunti interessanti di riflessione sui fatti e sui personaggi della storia trentina. Il tono del libro è un tono colloquiale, ha mantenuto appunto il tono colloquiale delle conferenze che lui aveva svolto. Voleva entrare nelle case, ce l'aveva proprio detto questo, di entrare nelle case dei suoi lettori, quasi per dialogare con loro. Infatti, leggendo il libro sembra proprio di sentire il papà che narra la storia come lui era capace, insomma, appassionando il lettore. Il lettore trova appunto spunti di riflessione e anche spunti per approfondire poi i temi trattati. Armando è scomparso improvvisamente l'anno scorso. Per voi familiari, cosa significa questa pubblicazione? Allora, significa realizzare un suo desiderio, ci teneva moltissimo, l'aveva scritto anche in occasione dei suoi 80 anni, era proprio la pubblicazione che lui voleva al compimento del suo 80° anno di età. Significa per noi anche far conoscere l'attività ancora di più, perché comunque papà è già molto conosciuto, far conoscere la sua attività di storico ed offrire proprio il suo punto di vista sulla vita e sulla storia. Dice proprio nell'introduzione, riprendendo Tolstoi, dice che è importante capire il senso della storia, il senso delle cose, quanto la storia viene determinata dalle persone e quanto invece essa è frutto del caso.